Domenica 2 settembre, grande appuntamento a Galgiana di Casatenovo. Siamo alla partenza della 27esima edizione della Marathon Bike della Brianza, una manifestazione dedicata tutta alle ruote grasse, e al via ci sono ben 920 atleti. Il primo fra tutti, l'avete visto intanto con il numero 5, la maglia riconoscibilissima del campione europeo, è Alexei Medvedev, atleta russo in forza alla Cicli Taddei, che subito dalle prime battute detta il ritmo ai partecipanti, ed è così anche in seguito, perché subito lascia la compagnia inseguito da Fabian Rabensteiner e dal colombiano Leonardo Paez, che abbiamo visto inquadrati poi un gruppetto comprendente Cattaneo, Ariascuervo e Casagrande. Una gara tutta da solo, potremmo dire, quella che ci ha mostrato il corridore russo, che qui sta per arrivare all'Eremo di San Genesio con ad inseguirlo i già citati Paez e Rebensteiner. Sono corridori importanti questi, mentre vedete con il numero 1 Cattaneo, che da questo momento in poi continuerà a mantenere la quarta posizione. Lui era il corridore che poteva eventualmente fregiarsi della quarta vittoria alla Marathon Bike, mentre sembra che Alexei Medvedev sia indirizzato alla terza vittoria della storia di questa importante gara, una delle più importanti, la prima che si è svolta in Lombardia per questo tipo di manifestazione, questo tipo di gara. Quindi giunge sul traguardo Alexei Medvedev in 2:47.05, mentre c'è sprint tra l'alto ardesino Fabian Rabensteiner della Trek Selle San Marco e il colombiano Leonardo Hector Paez, un abitué delle nostre strade, soprattutto qui della Brianza. Podio per i tre con la maglia di campione europeo, ma dobbiamo già registrare l'arrivo di Mara Fumagalli, atleta che già l'anno scorso ha conquistato la vittoria. Lei è la campionessa italiana in carica, con lei sul podio Serena Calvetti, giunta seconda, e in terza posizione Jessica Pellizzaro. Insomma, una manifestazione di cui vi abbiamo mostrato alcune immagini, ma che vi mostreremo in un secondo tempo in una maniera più esaustiva, con interviste ai protagonisti.